e sono contento se i partiti della mia coalizione crescono, e lo dico in modo assolutamente utilitaristico, perché se i partiti che mi appoggiano crescono in regione, devo dire che anche Forza Italia, non soltanto Fratelli d'Italia e Lega, ma anche Forza Italia, Progetto Sfugge, hanno fatto buoni risultati, sì. Io non posso che essere contento, perché vuol dire che sono tutti i partiti che mi appoggiano, sono partiti in salute. Detto questo, non mi ha mai appassionato la sfida se uno prende un voto di più, un voto in meno. Parliamo sempre della lista, Federica, ovviamente in ottica 2023, quindi le regionali dell'anno prossimo. È ipotizzabile che all'interno di questa lista ci siano alcuni amministratori, e io gliela metto lì, Anna Maria Cisinte potrebbe farne parte? Guardi, il sindaco Cisinte è appena stata eletta a sindaco di Monfalcone. Detto questo, oggi, e le dico l'assoluta verità, non c'è ancora scritto mezzo nome sulla lista del presidente. Certo. Andremo a comporre le liste in relazione a delle valutazioni che mi piacerebbe fare insieme alla coalizione, esattamente come la coalizione per le rispettive liste, mi auguro che ragioni con me, perché noi dobbiamo pensare a delle liste di tutta la coalizione che siano competitive dal punto di vista elettorale, è importante, ma soprattutto che siano delle liste fatte da persone che possano portare un valore aggiunto nella possibile futura amministrazione nel caso i cittadini decidessero di ridarmi la fiducia. Si vocifera di questi famosi congressi, lei conferma l'idea di tagliare fuori subito il suo nome, Massimiliano Fedriga, dall'eventuale leadership nella Lega? Lo confermo, ma io, guardi, sto leggendo cose su di me in questi giorni di cui non sono a conoscenza nemmeno io, ma io credo che dobbiamo aprire una riflessione su un progetto da offrire al Paese, non dei prossimi 5 anni, dei prossimi 10 anni, perché questo manca in modo strutturale all'Italia, non abbiamo progettualità per costruire il futuro, si pensa solo come si vincono le elezioni. Quello che mi pare si racconti nelle cronache anche di queste ore, che siate un po' voi governatori a esservi raffreddati nei confronti di Draghi. Guarda, io sono il Presidente del Consiglio, un ottimo rapporto e devo dire che ho una grande fiducia. Da questo voglio sottolineare però che penso in modo razionale, costruttivo, anche da Presidente della Conferenza delle Regioni, quando ritengo che qualcosa sia da correggere nell'azione del Governo, è giusto e dovrò sottolinearlo nell'interesse non soltanto del Governo ma del Paese stesso.